Oggi facciamo le sfogliatelle frolle. Me l'avete chiesto, io ce l'avevo in mente da un po' di tempo. Abbiamo bisogno di zuccheri, che dobbiamo fare? Mi raccomando, non mi chiedete le ricce, perché ci vanno 2 giorni di lavoro solo per fare quella sfoglia. Quindi mi raccomando, fatele brave. Gli ingredienti per la frolla: 500 g di farina 00, 200 g di zucchero semolato, un uovo, 50 g sgusciato, così memorizzate, 100 g di strutto, 100 g di burro, 50 g di acqua, un pizzico di sale, un po' di buccia di arancia e limone grattugiata e qualche grammo di ammoniaca, oppure bicarbonato, oppure un'andecchia di più di lievito per dolci, che io non vi riesco mai a condendare. Chi vuole l'ammoniaca, chi non vuole il bicarbonato, chi vuole un lievito, fate voi. Per il ripieno: 300 g di acqua, 100 g di semolino, 300 g di ricotta, di mucca, di pecora, di bufala, una ricotta soda, 2 uova, 175 g di zucchero a velo, 100 g di canditi di arancio, cedro. Io vi consiglio di metterli anche tritati perché aromatizzano molto. Una bacca di vaniglia o vaniglia, quella che utilizzate, buccia d'arancia e di limone grattugiata, cannella. Poi, siccome voi fate sempre un po' di capo vostra, aromi vari ed eventuali, fiori d'arancio, mille, fate sempre un po' indisciplinate, siti come a me. Per spennellare la superficie delle frolle, un uovo intero. Verso l'acqua, poi in una pentola d'acciaio aggiungo un pizzico di sale e portiamo a bollore. Quando bolle, versiamo a pioggia il semolino. Abbassiamo un po' la fiamma e facciamo cuocere fino a quando si stacca dalle pareti, un po' come la pasta asciutta. Dobbiamo far uscire il vapore. Ecco, si è fatto il fondo, la patina sul fondo, e possiamo spegnere. Facciamo qualche minuto, giusto qualche minuto. Facciamolo raffreddare, possiamo prepararlo anche il giorno prima, come la frolla. Copriamo con pellicola e possiamo anche passare in frigo. Prepariamo la frolla. Oggi impasto un po' con la planetaria, sempre queste manine che mi danno un po' fastidio. Verso nella ciotola, il procedimento è lo stesso, tanto anche a mano o con frullino. Verso nella ciotola strutto e burro a temperatura ambiente, cioè nel senso che è un pochino morbido, una mezz'oretta prima. Faccio andare un pochino. Aggiungiamo lo zucchero. Aggiungo l'uovo. Aggiungo pure l'acqua. Come sempre, vari modi di fare le cose. Si può utilizzare anche soltanto strutto o anche soltanto burro, e c'è chi prepara una frolla senza uovo. In questo caso, ai 50 g di uovo vanno sostituiti 50 g di acqua. Sperimentate, fatemi sapere. Mettiamo l'agente lievitante che abbiamo scelto. Io ho messo l'ammoniaca. E un po' di buccia d'arancia e limone. Infine la farina.
quando è compattata formiamo a palla e mettiamo in frigo. Io preferisco prepararla sempre il giorno prima per il giorno dopo, perché c'è lo zucchero semolato e in questo modo si scioglie meglio, si insaporisce meglio. In alternativa potremmo usare pure lo zucchero a velo e usarla dopo un paio d'ore. Prepariamo il ripieno. Mettiamo il semolino freddo nella ciotola. Questa va bene anche a mano con il frullino a bassa velocità. Mettiamo la foglia e ammorbidiamola un poco. Aggiungo i canditi, così si sfrantumano un poco e conferiscono sapore. Aggiungiamo in due volte la ricotta. Io l'ho fatta sgocciolare, l'ho tenuta nella vaschetta o in un colino, e la facciamo sgocciolare ben bene, perché altrimenti conferisce acqua al ripieno. Aggiungiamo pure gli aromi. Eccezionalmente, proprio perché è una cosa speciale, 5 euro di bacca di vaniglia. Prendiamo i semi, l'ho incisa. Aggiungiamo pure la cannella. I pasticceri la utilizzano in gocce. Aggiungo lo zucchero a velo, possiamo farlo anche noi in casa. In genere viene utilizzato quello semolato, però ho pensato sempre che non si scioglie, quindi se facessimo riposare il composto in frigorifero il giorno prima per il giorno dopo, allora anche zucchero semolato. Aggiungiamo un'altra metà di zucchero. L'ultimo. È abbastanza sodo il composto. Aggiungiamo le uova una alla volta. Anche qui qualcuno, visto che qualcuno non mette l'uovo nel ripieno, comunque il ripieno serve a legare l'impasto, quindi è meglio che ci mettiamo. Mettiamone una alla volta, così ci regoliamo sulla consistenza. Lascio un po' di albume perché mi voglio regolare sulla consistenza, così dovete fare anche voi, perché potrebbe magari bastare, soprattutto se la ricotta è più morbida, anche solo il tuorlo. Io non ce l'ho aggiunto questo, insomma ne ho lasciato un 20 grammi di uova, erano due uova medie. La pasta frolla del giorno prima, ho tenuto una mezz'oretta fuori, facciamo un filoncino, bella, tagliamo dei pezzi da 50-60 grammi, 63. Lavoriamola un poco. Stendiamola in un ovale.
meno di mezzo centimetro. Tanto questa va tagliata, non ci preoccupiamo. Mettiamo il ripieno in una sacca a poche, senza bocchetta. Mettiamo il ripieno pieghiamo spingiamo un poco il ripieno verso l'interno, diciamo così. Tagliamo col coppapasta, non arrivando proprio sotto al bordo. Lasciamo un pochino di bordo esterno. Stringiamoli. Qui, io non faccio pasticcere. Tolgo un altro po' di bordo e metto sulla teglia ricoperta di carta forno. E che Dio ce la mandi buona! Dobbiamo spennellare la superficie con l'uovo battuto. Facciamo pure i bordi. Aspettiamo 5 minuti e facciamo un'altra spennellata. Inforniamo in forno già caldo, già alla temperatura giusta, a 220 gradi, possibilmente ventilato. 15-20 minuti. Se vediamo che colorisce troppo, abbassiamo a 200. Passato un quarto d'ora, dice che devono servire le frolle, quindi sono abbastanza soddisfatta, anzi sono proprio contenta perché e mo facciamo raffreddare ed assaggiamo. Sono belle? Assaggiamo, che bella faccia. Un paradiso, aromatiche, cremose, troppo buone. Rifatele e fatemi sapere. Aspetto, eh!